Sono le 18.30 di lunedì 26 ottobre 2020, è appena iniziata la manifestazione pubblica Adesso Basta è Tutto Assurdo, organizzata dal ristoratore Umberto Carriera. Come vedete alle mie spalle è riuscito a radunare centinaia e centinaia di manifestanti, esercenti, partite IVA, commercianti, non soltanto ristoratori e baristi, ma ha saputo coinvolgere tantissime attività. In questo momento è appena iniziata la manifestazione, stanno confluendo dal Cardo e dal Documano di Piazza del Popolo tantissimi curiosi, ma soprattutto manifestanti seriamente arrabbiati con le politiche governative, con l'ultimo DPCM che è uscito ieri sera, il terzo nel giro di un mese, che sta mettendo in ginocchio tantissime attività, il turismo, il bar, la ristorazione, sappiamo tutti ormai perché è una notizia talmente evidente, talmente diffusa che ne abbiamo tutti la presa di coscienza. Come ti è venuto in mente in pochissime ore ieri di raccogliere centinaia e centinaia di adesioni? Semplicemente ho espresso quello che era il mio parere personale, che era il momento assolutamente di andare in piazza e protestare. Ovviamente rispetto alle altre città le basi sono quelle di una manifestazione assolutamente pacifica, e faremo sentire ovviamente la nostra voce. I nostri ristoranti rimarranno aperti, ma come molte attività del centro storico questa sera, infatti poi alla fine della manifestazione verremo qui a cena. Una sorta di disobbedienza? Non è disobbedienza, semplicemente abbiamo il diritto di lavorare, di sopravvivere e di garantirci il futuro, e questo sembra che sia l'unico modo per farlo. Umberto, aderirete anche alla manifestazione di mercoledì indetta dalla Confcommercio? Assolutamente sì, nonostante le associazioni di categoria non abbiano fatto molto in questi anni, ma c'è bisogno di far sentire la nostra voce sotto ogni profilo, quindi mercoledì saremo in piazza. Quindi non solo ristoratori, ma hai trascinato tutte le categorie delle attività esercenti? Certo, perché in maniera diretta o indiretta questa crisi, ripeto, economica e sociale coinvolge davvero tutti a 360 gradi. E le tue proposte quali sono, quelle da portare sui tavoli governativi? Le proposte sono quelle di farci lavorare, ripeto, e ci hanno imposto tante regole e le abbiamo tutte rispettate, dalla mucchina alla mascherina al distanziamento. Siamo sempre comportati, ristoranti, bar, palestre, asili, scuole, commercianti in genere, tutti hanno rispettato le regole. Anche oggi, facendo una passeggiata in Piazza del Popolo, in centro storico, tutti avevano la mascherina, anche se non è obbligatoria, no? Quando non ci sono, quando non è particolarmente affollata, quindi rispettando le regole si può lavorare. Ripeto, ci mettono in testa che il vaccino sarà pronto tra 1, 2, 3 mesi, sappiamo benissimo che non sarà così, quindi bisogna trovare il modo di convivere con questo virus. Confidi in una svolta ante 24 novembre o sei piuttosto pessimista che le tue richieste possano venire accolte? Sono convinto che molti seguiranno il mio e il nostro esempio di tenere le serrande alzate. Questo è l'unico modo per far cambiare idea al governo. Ripeto, non è disobbedienza, semplicemente vogliamo evidenziare quello che è il nostro diritto di lavorare e di garantirci il nostro futuro.